all'interno della povertà, dove ci sono persone con meno diritti, con meno possibilità, le organizzazioni criminali pescano per arruolare persone che possono entrare a far parte delle proprie file e collaborare nelle proprie attività illecite e illegali. Ma poi l'altro motivo che per noi è ancora più importante è che le mafie, le organizzazioni criminali, la cultura della mafia e della corruzione crea povertà nel nostro paese. Le organizzazioni criminali tolgono possibilità economiche, tolgono la possibilità delle aziende di andare avanti, di portare avanti le proprie attività, corrompono completamente il sistema economico di un paese rendendolo più povero, ed è per questo che noi siamo dentro la campagna Miseria Ladra. Si sono girati almeno centinaia e centinaia di comuni in tutta Italia per cercare di sensibilizzare non solo il governo ma anche le istituzioni locali, in cui si sono portati avanti tutti i 10 punti della campagna. Un punto su cui si è guadagnato sicuramente qualche risultato è stata la concessione della residenza alla grafica senza dimora. Un altro punto che abbiamo portato molto avanti è stata il punto della campagna sul contenimento degli sfratti esecutivi. A livello generale, il clou della campagna si è poi concentrata sulla richiesta di una legge per il reddito minimo di inserimento. Noi come Libera, come Gruppo Abele, come Campagna Miseria Ladra l'abbiamo chiamata legge per un reddito di dignità. Da mesi stiamo lavorando a un progetto di legge che si chiama Reddito d'autonomia in Piemonte, per rispondere a livello locale e essere una delle prime regioni che sperimenterà una forma di reddito minimo garantito, soprattutto per rispondere a che cosa? Intanto per dare una risposta ai 200.000 piemontesi che sono in cerca di lavoro, ai 30.000 piemontesi che dal prossimo anno non avranno nessun ammortizzatore sociale, per dare una risposta appunto diversa per tutti quei, per esempio, ragazzi che sono in cerca di lavoro o quelli che addirittura, e sono tantissimi, sono considerati NEET, cioè non in cerca di lavoro e non in cerca di formazione. Pensa che in Piemonte sono ben 140.000. Allora la nostra proposta mira a dare 7.200 euro l'anno a tutti disoccupati, gli inoccupati, precariamente occupati e i sottoccupati di questa regione. Speriamo che questa legge venga approvata dal Consiglio regionale. Noi crediamo che le regioni possano fare da apripista anche per sostenere campagne come quella di Libera del Gruppo Abele e soprattutto perché prima o poi il Parlamento faccia una cosa importante, cioè eviti di lasciare come fanalino in coda il nostro paese, che con la Grecia è uno dei pochi che non ha nessuna forma di sostegno al reddito per tutti i disoccupati e gli inoccupati del nostro paese. Avere una legge sul reddito minimo, che è una misura di tipo universale contro la povertà che tutti gli altri paesi dell'Europa hanno e noi no. La giornata del 17 è una giornata importante, non solo perché è la giornata mondiale contro la povertà, dove l'ONU invita tutti i parlamenti di tutti gli stati a discutere questo problema e di fare una verifica rispetto al punto in cui sono arrivati. Le leggi sono state calendarizzate in Parlamento per la loro discussione. Quello che temiamo è che invece prevalga una logica di spacchettamento e quindi non si vada rispetto a una misura universale di protezione verso la povertà, ma invece vengono prese misure ad hoc, quindi si vada verso provvedimenti tampone e non verso l'adozione di una misura di reddito di dignità. Questa è un po' la nostra preoccupazione.